Io vorrei completare la squadra il più presto possibile. Tu altro uno di questi giocatori che interessa? David è un giocatore che col Cagliari è particolarmente legato, perciò sicuramente faremo di tutto per dargli una chance affinché possa dimostrare che è ancora giocatore, perché negli ultimi 2 anni ha giocato poco. No, non è una scommessa, diciamo che è un atto dovuto, è un piacere per noi, potrebbe essere anche una bella sorpresa. Oh, è bello vincere in campo lo scudetto. Lo scudetto è stato dato nel 2006, io ero qui reggente in Lega quando succedette tutto e fu dato all'Inter perché era successo quello che era successo con la Juventus e sicuramente una volta che è stato dato non va rimesso in discussione, specialmente per quelle dichiarazioni riguardanti i Facchetti che sono veramente irrisorie, prive secondo me di ogni malizia. Ma è stato dato non si discute più, mi sembra che si voglia parlare di questo scudetto per distrarre un po' l'attenzione dagli altri problemi che affliggono il calcio in questo momento, è una vecchia tattica dei nostri politicanti. Il scudetto dell'Inter è stato dato come un atto dovuto burocratico, ma più che dato all'Inter quello scudetto secondo me è stato levato alla Juventus all'epoca, perché non era questa la materia di contendere. Io mi ricordo bene quei giorni e li sento ancora vivi sulla mia pelle. L'atto fu tanto di non darlo alla Juve e non tanto quello di darlo all'Inter. Massimo Lanati lo prendete, viene a parlare con Massimo, dice una cosa che accetto con piacere, però invece non è che sia così particolarmente contento. Certi arbitraggi lasciavano molti punti interrogativi e uno chiamava il disegnatore sicuro di rivolgere persone che erano al di sopra di ogni sospetto. Poi dopo ha visto che non lo erano, ma l'abbiamo visto dopo questo, non prima. Guardate, io posso dire Facchetti che era magari un bambinone, anche un po' sprovveduto in certe cose, ma nei minimi particolari, perché era un uomo molto leale, molto, molto semplice. Perciò ho visto cosa è successo in quei momenti in Italia, ce lo stiamo dimenticando, stiamo minimizzando adesso con dei particolari processuali. È stato un brutto momento del calcio italiano. Io lo vorrei chiudere una volta per tutte e pensare al futuro. Grazie.